Adesso passiamo alla presentazione del test del contagio emotivo e la sua applicazione nei bambini autistici che ci presenta la dottoressa Di Renzo, psicoterapeuta, l'abbiamo già presentata ieri, però per chi si fosse collegato magari adesso, e quindi lo ridiciamo, psicoterapeuta responsabile del servizio di terapia dell'Istituto di Ortofonologia. Allora, sarà un po' un completamento del lavoro presentato dal dottor Petrillo. Vorrei solo velocemente riprendere il discorso che ieri abbiamo ampiamente trattato del fatto che i criteri della ricerca spesso non sono gli stessi della clinica e credo che sia estremamente importante invece che le due cose si incontrino e questa utilizzazione del test di Melsov ne è l'esemplificazione perché un test utilizzato solo nella ricerca, abbiamo cercato di applicarlo alla clinica con qualche revisione e come avete visto è un test semplicissimo che però ci consente, una tra le cose più importanti, grazie, che è la predittività. Quindi diciamo sulla stessa falsariga. Questo è stato un adattamento, invece per quanto riguarda quello che ci interessava fare a livello clinico per differenziare le diagnosi, è cercare di chiarire i livelli, perché così come era successo con la falsa credenza, ok, nessuno dei bambini rispondeva, però io non discriminavo i bambini. Quindi sullo stesso piano noi sappiamo che tutti i bambini autistici hanno una difficoltà nel processo di empatia, però poi fanno parte tutti dello stesso calderone. Allora mi sono domandata, così come abbiamo potuto abbassare, invece che la falsa credenza, andare a cercare le intenzionalità, nella scala che porta all'empatia, quali sono le tappe che la precedono? E abbiamo cominciato a studiare il contagio emotivo, che sappiamo in via evolutiva essere uno degli elementi precedenti. E quindi diciamo il TCE è nato proprio il test del contagio emotivo che è stato elaborato insieme alla dottoressa Marianna Stinà, è nato dall'esperienza clinica proprio per fare questa differenza, perché il problema con il quale ci riscontravamo qual era? Esistevano nella prassi clinica una serie di strumenti per valutare le emozioni, ma tutte necessitavano dell'attenzione del bambino, cioè del guardare la figura e rispondere alle domande. E chiaramente, trattando noi di campioni di bambini con diagnosi di autismo, nessuno dei bambini era in grado di rispondere a questo, quindi non erano utilizzabili i test della clinica. Allora abbiamo pensato di costruire una prova clinica che ci permettesse, senza la partecipazione diretta del bambino, ma con un nostro impegno, di valutare le risposte del bambino. Qui c'è qua, ho spinto qualcosa che non dovevo. Andiamo, vado un po' avanti per. Ok, grazie. Ok. Allora, dicevo, scendendo nella scala che porta al processo di empatia, noi troviamo il contagio emotivo, che è presente nei primi stadi dello sviluppo, quando ancora non è completa la differenziazione tra sé e l'altro. Il contagio emotivo consiste nella tendenza a imitare in modo non intenzionale le espressioni facciali, vocali, posturali per convergere emotivamente. È una risposta automatica, precognitiva, di assimilazione, interiorizzazione e introiezione delle esperienze degli altri che sono sperimentate come proprie. Da qui contagio. Il contagio emotivo era stato già studiato, ma semplicemente in ambito solamente, non semplicemente soltanto in ambito psicodinamico. Il contagio emotivo è ben distinto dall'empatia perché necessita, l'empatia per essere raggiunta necessita della mediazione dei processi cognitivi, mentre, come dicevo, il contagio è pre-emotivo. Bühler
l'aveva definito con il termine mimetismo affettivo, descrivendolo quindi come una concordanza mimica tra il bambino e la madre nei primi mesi di vita. Ieri abbiamo ampiamente parlato di tutti i processi poi di sintonizzazione, eccetera. Nella nostra prospettiva, il blocco dello sviluppo emotivo del bambino si colloca ad un livello arcaico nell'area della sintonizzazione affettiva di cui parla Stern. E la sintonizzazione affettiva è un prerequisito indispensabile per sviluppare una relazione madre-bambino sufficientemente buona. Ciò che caratterizza la sintonizzazione, come dicevamo, è che avviene al di fuori di ogni consapevolezza, cioè in modo automatico. Ora sappiamo dalle neuroscienze che la sintonizzazione affettiva e il contagio emotivo sono supportate dal sistema dei neuroni specchio. E qui il discorso sarebbe ben più complesso, ma adesso lo accenno così perché diciamo è stato, per fortuna è stato abbastanza studiato da tutta la scuola di Parma, ma ci sono degli studi, come diceva il dottor Burgio, che non appartengono soltanto al mondo animale, ma ci sono degli studi che sono stati fatti anche in alcuni ospedali in America con bambini che avevano dovuto subire degli interventi neurochirurgici e quindi sono stati studiati in diretta. Comunque sappiamo che il sistema mirror, che ripeto è molto più complesso di come riuscire a dirlo, è una predisposizione neurobiologica che, supportando i meccanismi del contagio emotivo e della sintonizzazione, tende a raggiungere il suo completo funzionamento nell'incontro con l'altro, normalizzandosi attraverso la relazione. Gli stati di contagio emotivo e di sintonizzazione emotiva sono continui e sono precursori. L'individuazione del contagio emotivo nel bambini con disturbo dello spettro autistico aiuta a identificare la mancanza di meccanismi imitativi e o una patologia nell'imitazione, su cui ci eravamo soffermati molto diversi anni fa cercando di individuare la patologia nell'imitazione, e su questo poi gli studi dei neuroni mirror ci hanno ampiamente aiutato a capire di più. E permette di determinare se nel bambino è presente una sintonizzazione con l'altro e permette la valutazione della risposta emotiva in assenza di parametri verbali. Allora, il test è semplicissimo, è un'applicazione semplicissima, dura pochi minuti. Sostanzialmente abbiamo pensato di fare questo. C'è una bambina in un video che presenta 4 emozioni. Ora, questo è stato l'unico vero lavoro importante, perché non è una bambina che semplicemente è bravissima ad imitare l'emozione, ma per ottenere quei pochi minuti di video è stato fatto un grandissimo lavoro per far entrare la bambina in quell'emozione, e la bambina non parla, semplicemente esprime delle emozioni. E questo il test è così concepito: un video con 4 emozioni base, e quello con un stacco di 20 secondi alla presentazione di ogni stimolo, e quello che viene fatto è osservare i parametri che sono i correlati fisiologici. Per esempio, la riproduzione di un pattern motorio con o senza coinvolgimento emotivo, i cambiamenti posturali, il contatto visivo, eventuali verbalizzazioni relative alla propria o all'altrui esperienza emotiva, comportamenti strumentali quali la fuga e l'avvicinamento. Quindi, quello che noi facciamo è esplorare le aree preverbali di interazione sociale. Questo ovviamente presuppone una grande competenza da parte dell'osservatore, perché bisogna osservare il bambino mentre reagisce e valutare tutti questi parametri che abbiamo preso in considerazione: cinetico, vocale, aptico e prossemico. E questo ci permette anche di identificare quale emozione risulta più rilevante per ciascun bambino. Come vi dicevo, consiste di un video e di una scheda di codifica. Le 4 emozioni base sono quelle che tutti sappiamo, insomma, che sono state descritte dai più importanti autori al riguardo: felicità, tristezza, paura e rabbia. Ora, Inside Out, aggiunto anche il disgusto.
Ogni emozione ha la stessa durata, non c'è sequenza prestabilita, per consentire una somministrazione random. Naturalmente noi abbiamo fatto, ci hanno, diciamo, questo test passibile di tantissime ancora elaborazioni, perché sarebbe interessante misurare proprio i correlati fisiologici. Attualmente nella clinica è risultato utilissimo per le cose che vi dirò. E intanto perché si diventa sempre più bravi ad osservare ogni parametro, e questo poi uno se lo tiene anche nelle altre situazioni, perché valutare non soltanto se il bambino, come sappiamo, quello che ci hanno insegnato gli studi sui neuroni mirror, è proprio il fatto che se una persona ride tendiamo a ridere, eccetera, ma ci sono una serie di correlati estremamente importanti e meno visibili, che non hanno a che fare solo, per esempio, con l'espressione facciale, ma anche con i cambiamenti posturali, il respiro, per esempio. Una cosa che questo testo ci ha aiutato a verificare è quanto tutti i bambini in situazione di autismo grave tendono ad avere una respirazione apicale, con una postura, e quindi, insomma, c'è una capacità, come si diceva ieri, quanto è importante osservare i bambini. Quindi abbiamo poi cercato di codificare, perché poi, come vi dirò velocemente, abbiamo cercato di correlare questo dato a tutte le serie, a tutti i test più strutturati. Allora, intanto valutiamo se la risposta è presente o assente, ma abbiamo anche messo uno step intermedio che sta risultando estremamente importante, che è la, diciamo, rudimenti di contagio, cioè noi possiamo avere un'assenza di risposta e il bambino che non dà un minimo segno di movimento allo stimolo, all'esposizione dello stimolo, oppure possiamo avere un rudimento di contagio, o il contagio o l'empatia. La scheda di codifica ha le quattro, questo adesso è così per mettere davanti a ognuna di queste quattro emozioni. Ci sono poi quelle che noi facciamo come codifiche. Inizialmente non riproduce il pattern motorio, ossì commenta, eccetera, e poi, come vedete, c'è accenni, cioè i bambini che non hanno una risposta da subito, per cui possiamo dire che è presente o il contagio o l'empatia, ma che hanno soltanto, per esempio, o cambia la postura, oppure gira la testa, o si dirige verso la fonte, evita lo stimolo, cioè sono accenni. E abbiamo trovato un sistema di codifica, ci siamo fatti aiutare da quelli bravi che studiano la statistica per capire come validare il test. Quindi abbiamo fatto, sottoposto il testo a una validazione, più osservatori, ripetuto, non è quello che si fa in statistica. E poi alla fine della codifica ci sono delle domande per i bambini che possono rispondere. Quindi, come vedete, il presente viene segnato come principio di contagio, contagio e empatia. Per i bambini che possono, domandiamo chi è felice, la bambina del video o tu, e queste domande ci servono perché, là dove ci troviamo di fronte ad un inizio di empatia, ci interessa stabilire se si tratta di un'empatia veridica o quasi egocentrica, perché l'empatia veridica presuppone la differenza tra sé e l'altro, invece in quella quasi egocentrica ancora manca una differenziazione completa. Quindi, vedete, stiamo parlando di tante piccole gradualità. E quello che voglio concludere con alcuni dati molto importanti, perché i dati dove noi, allora, intanto anche questo diventa un predittore. Nei nostri, in gruppo di bambini che ormai, diciamo, che hanno potuto avere una valutazione con ADOS, Leiter, contagio emotivo, siamo arrivati a oltre 150, e statisticamente c'è una correlazione molto significativa. Nessuno dei bambini che ha un punteggio alto all'ADOS ha la presenza di empatia. E la presenza di contagio fa un discrimine tra i bambini dello spettro e i bambini dell'autismo, quindi questa gradualità dall'autismo grave con assenza di risposta emotiva andiamo a un principio di contagio. La presenza di contagio che ci fa
da cutoff con il passaggio allo spettro autistico e la presenza di empatia che abbiamo verificato soltanto nei bambini, perché noi partivamo con punteggi, come diceva anche il dottor Pedrillo, tutti piuttosto sostenuti di ADOS, sono arrivati ad avere la presenza di empatia solo i bambini che dopo 2 o 4 anni di trattamento avevano ottenuto un punteggio che era fuori dall'ADOS, fuori dall'autismo secondo il punteggio ADOS. Quindi, diciamo, essendo un test veramente facile somministrazione, è risultato estremamente importante come predittore, e questo lo dico non soltanto per le cose che ci siamo detti ieri rispetto alla diagnosi, ma anche per le informazioni che noi possiamo dare ai genitori, perché anche, per esempio, l'abbiamo fatto in maniera particolare per lo sviluppo cognitivo, poter dire a un bambino che ancora risulterebbe un bambino con una diagnosi di ritardo mentale secondo i test verbali, che però c'è un indice che ci fa capire che questo bambino ha dei potenziali, risulta estremamente importante, perché se tutti gli adulti accanto possono immaginare che lui ha una mente funzionante, per tutte le cose che abbiamo sentito che vanno da ieri all'epigenetica, questo favorisce sicuramente il suo sviluppo. Quindi siamo contenti dei risultati raggiunti, c'è molto da lavorare e speriamo di andare avanti. Grazie.